Io sono molto contenta, sono favorevole alle esperienze in genere delle scuole estive perché penso che sia un momento sia di riflessione sia anche di vita in comune. In particolare per questa scuola ho avuto un'ottima impressione sia ieri con la lezione di Edgar Morin sia oggi, facendo la mia lezione perché ho visto ragazzi molto interessati e molto motivati. Per una persona, anziana e insegnante, docente, il rapporto con le giovani generazioni è fondamentale. Come cambia? Quali sono le nuove sfide del genere in questo nuovo mondo globale? Ecco, le sfide del genere nel nuovo mondo globale sono, come tante altre tematiche, di grande rilevanza. Non tanto e non solo legate, come del resto è emerso dalla discussione, al problema donna, ma legate al problema della diversità. Ora, il rischio della globalizzazione è proprio quello dell'appiattimento, dell'omologazione. Invece si deve cercare, come nel titolo di questa scuola, si deve cercare di coniugare insieme globale e locale, che io declino in termini filosofici, identità e differenza, universalismo e particolarità. Quindi non soltanto il problema delle donne, che pure ancora in certe zone del mondo esiste, ma il problema delle diversità tutte, quindi dei disabili, delle categorie disagiate, degli omosessuali, eccetera. Il ruolo della politica in questo quale Oh, dovrebbe il ruolo essere? della politica è fondamentale, purtroppo dobbiamo riscontrare una sorta di, in molti casi, di carenza o di assenza o di afasia della politica. Il ruolo della politica è fondamentale per realizzare le prassi innovative, le prassi creative, che possono cambiare questo stato di cose.